Spavento! Ciao, io sono Beat Byron, la vostra guida per il futuro. Sono qui per mostrarvi come la TV è cambiata e cambierà ancora nei prossimi anni. Ma andiamo per ordine, seguitemi. Qua, in questa casa fatiscente, tutto è benizio. Siamo nel 1850. Quello alle mie spalle è Sir William Crookes. Sta lavorando a un'invenzione che a tutti gli effetti è il primo tubo catodico della storia. Siamo ancora molto lontani da quello che noi oggi chiamiamo televisione. Pensate che Sir Crookes credeva che la sua invenzione sarebbe servita a vedere le anime dei defunti. He's gonna play a thing of his own composition called Bud's Bubble, and here it is. Le prime televisioni fanno la loro comparsa durante gli anni 50. Erano apparecchi enormi e ingombranti, più dei mobili che delle televisioni. Avevano solo l'attacco per l'antenna e rigorosamente in bianco e nero. La scelta dei canali era inoltre molto limitata. Basti pensare che qui in Italia, fino agli anni 70, avevamo solo due canali, il primo e il secondo. Anni luce, insomma, da quello che ci offre oggi il mercato. Benvenuti dalla vostra Mickey Boo nel mondo della TV digitale! Qui abbiamo di tutto di più, la televisione che anche il capitano Kirk, quello dell'Enterprise, avrebbe voluto avere e non ce l'ha. Oggi, persone, 7.000 lire, vi offriamo il meglio del meglio. Ecco qua! La televisione spaziale, schermo ultrapiatto a 16 noni, c'è il televideo e la stampante incorporata, il decodificatore già di serie nella scheda interna e seppure ricevitore digitale per la decodifica del segnale per 2. Ma non mi dite che non sapete cos'è il segnale per 2, ma non lo so neanche io, non importa, andiamo avanti, vi voglio rovinare. Se telefonate subito vi aggiungo pure il sistema Open TV Standard. Guarda qua, prego la regia di fare una bella inquadraturina. Eccolo qua. Il sistema Open TV Standard vi offre la piena integrazione sui servizi a valore aggiunto sulle trasmissioni digitali e vi permette di scaricare software direttamente via satellite. Su retro, come potete vedere, è fornita delle prese di DVU, RCA, S-Video, porta seriale per il collegamento al modem esterno e un sacco di altri saperi da farvi impazzire! Sempre per sole 100.000 lire vi do anche una scheda audio! E che scheda? Una Zilla Studio Sound XL Smart Drive Super Surround che vi metterà subito in prima fila! Eo! Dove vado l'occhi? Non vi basta? Vi do pure una moto elettronica! Quando entrate in un negozio, può capitare di non capire di che cosa sta parlando il commesso. Non dobbiamo spaventarci. Questa è la rivoluzione digitale. Cerchiamo di capire cosa significa.
Fino a oggi la televisione trasmetteva in analogico. I suoni e le immagini vengono convertiti in segnali elettrici e trasmessi attraverso un preciso spettro di frequenza. Le trasmissioni analogiche richiedono però molto spazio e questo limita il numero di canali televisivi possibili. Il nuovo sistema decodifica invece i suoni e le immagini utilizzando il codice binario. I segnali sono tradotti, digitalizzati. Non vi è più alcun rapporto diretto tra l'oggetto e la sua rappresentazione, solo una sequenza di numeri. Le informazioni sono difficilmente deteriorabili e grazie a degli ulteriori calcoli possono essere ridotte, compresse notevolmente. Le informazioni sono ridotte a tal punto che nello stesso spazio che prima conteneva un canale analogico, oggi possiamo trasmettere fino a 10 canali digitali. I segnali così trattati vengono poi trasmessi in 3 modi. Primo, di antenna mediante ripetitori messi a terra in punti elevati. Secondo, via parabola usando questa volta dei ripetitori satellitari. E terzo, sottoterra utilizzando cavi, rame e fibre ottiche. La novità sta nel linguaggio digitale utilizzato per decodificare le informazioni, che in questo modo diventano simili alle informazioni gestite dai computer. La nuova televisione sarà infatti un mix tra la vecchia TV e il computer. Potremo collegarci in internet, tenere la contabilità di casa, controllare riscaldamento e condizionatori, giocare e lavorare, utilizzando sempre lo stesso apparecchio. Un'altra novità è la possibilità di rendere le trasmissioni televisive interattive. Cosa significa interattivo? Un termine usato spesso a sproposito. Io, per esempio, non sono per niente interattivo. Con voi parlo e dirò sempre le solite cose. Proviamo infatti a mandare indietro un attimo. Con voi parlo e dirò sempre le solite cose. Visto? Interattivo vuol dire che tra l'emittente ed il ricevente si instaura un rapporto bionifico di influenze. Le azioni dell'uno influenzano l'altro e viceversa. Ma per esempio io ora vi chiedo di chiamare questo numero per poter giudicare il mio calzino sinistro. Come invito premio, la situazione cambierebbe. Diventeremo interattivi? La risposta è no. Io vi dico cosa fare e voi potete decidere se farlo o no. Ma sono io che decido. Ed è così anche per i giochi televisivi, le televendite, i giochini interattivi da fare con la tastiera del telefono. Il digitale, però, ci offrirebbe la possibilità di trasformarci da semplici spettatori a protagonisti, da lettori ad autori. Ed è questa che io chiamerei interattività. Prima di lasciarvi, voglio mostrarvi qualcosa di cui qua in Italia nessuno ha avuto il coraggio di parlare. Ovvero i canali aperti, in tedesco gli Öffner-Kanal. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Questi canali nascono nel lontano 1974, grazie a una legge che dice che un determinato spazio delle trasmissioni deve essere a disposizione della gente comune. A disposizione nel vero senso della parola. Grazie a canali aperti, le persone che siano bambini, anziani, pancabestia, immigrati, appassionati di arte, hanno a loro disposizione tecnici e studi televisivi, trasmettitori e frequenze per dire la loro, farsi conoscere, promuovere iniziative culturali e nuovi modi per divertirsi e stare insieme. Per quanto riguarda i soldi, la legge prevede che una percentuale del canone televisivo, pagato anche ai privati, sia devoluta al finanziamento dei programmi. Inutile dire che eliminati privilegi e stipendi da capogiro, i soldi sono più che sufficienti per tirare avanti e migliorare di anno in anno.
Angelo! Chiunque di voi possiede una videocamera o un computer e si diletta a giocare con i suoni e le immagini, è già pronto per fare il suo programma e raccontare storie molto più interessanti di quelle che si vedono di solito in TV. Abbiamo le storie, abbiamo la tecnologia, manca ancora il canale giusto, ma questo sarà l'argomento per la prossima volta. Pete Byron vi saluta. Ciao! Thank you.